Allora, se qualcuno di voi è presente, me lo dica, si faccia vivo, perché avrei bisogno di un riscontro. Non riesco a capire se ci siete. Io stasera volevo leggere Il treno fischiato di Pirandello e volevo avere da voi un riscontro se ci siete, perché se ci siete... Bene, se non ci siete, è inutile che io legga. Intanto spieghiamo un attimo che cosa riguarda qual è l'argomento di questa novella. Questa è una novella pubblicata nel 1914 e come tutte le novelle di Pirandello rappresenta il male di vivere, la pena del vivere. Soprattutto in questo caso rappresenta la storia di un impiegato umile e oppresso dalla vita, fa una vita alienata e alienante, ha una famiglia numerosissima, va a lavorare per mantenere questa famiglia e tutti i suoi compagni di lavoro, colleghi, addirittura gli appioppano anche il loro di lavoro, perché lui non sa mai dire di no a nessuno. Però un giorno accade qualcosa e questo qualcosa crea nei colleghi uno sconcerto, perché dopo anni, anni, anni di sudditanza da parte di questo personaggio che si chiama Belluca, non capiscono come mai questo personaggio, cioè una bella mattina, arriva a lavorare, non ha voglia di lavorare e si rifiuta all'improvviso di accettare tutto il lavoro che gli altri gli volevano appioppare. Quindi comincia a straparlare e lo prendono per matto. Farnesty Cava, principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici. E lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che ritornavano a due, a tre dall'ospizio dove erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via. Frenesia, frenesia, encefalite, infiammazione della membrana, febbre cerebrale, e volevano sembrare afflitti. Ma erano in fondo così contenti anche per quel dovere compiuto nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale. Morirà? Impazzirà? Ma morire pare di no. Ma che dice? Che dice? Sempre la stessa cosa. Farnetica. Povero Belluca. E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tanti anni,
Il suo caso poteva anche essere naturalissimo. E che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca la sera avanti si era fieramente ribellato al suo capo ufficio, e che poi all'aspra riprensione di questo per poco non gli si era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse di una vera e propria alienazione mentale, perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca, non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto, sì. Chi è che l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno e di defalchi e prelevamenti, impostazioni, note, libri mastri, partitari, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante, o piuttosto vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d'un passo, sempre per la stessa strada, la carretta, con tanto di paraocchi. Orbene, 100 volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzarrire un po', a fargli almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparare qualche calcio. Niente. S'era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppure fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni, alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto di un'improvvisa alienazione mentale. Tanto più che la sera avanti proprio gli toccava la riprensione, proprio aveva il diritto di fargliela il capo ufficio. Già, s'era presentato la mattina con un'aria insolita, nuova e, cosa veramente enorme, paragonabile, che so, al crollo di una montagna, era avvenuto con più di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso tutto a un tratto gli si fosse allargato, pareva che i paraocchi gli fossero tutto a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutto a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, si era presentato all'ufficio e tutto il giorno non aveva combinato niente. La sera il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: "E come mai? Che hai combinato tutt'oggi?" Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. "Che significa?" aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. "E Belluca?" "Niente", aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra impudenza e imbecillità sulle labbra. "Il treno, signor cavaliere." "Il treno? Che treno?"
Ha fischiato. Ma che diavolo dici? Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato. L'ho sentito fischiare. Il treno. Sì, signore. E se sapesse dove sono arrivato? In Siberia. Oppure nelle finestre del foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere. Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora, il capo ufficio, che quella sera doveva essere di malumore, urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si era ribellata. Aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato e che per Dio, ora non più ora che gli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più essere trattato a quel modo. Lo avevano, aveva forza, preso, imbracato e trascinato allo spiazzo dei matti. Seguitava ancora qui a parlare di quel treno, ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano nella notte, accorato. E subito dopo soggiungeva: si parte, signori, per dove, per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi, quegli occhi di solito cupi, senza lustro, aggrottati. Ora gli ridevano lucidissimi, come quelli di un bambino o di un uomo felice. E frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra, cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per quel prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non si era mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita, macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti, di montagne nevose levate al cielo, parlava di viscidi cetacei che, voluminosi sul fondo dei mari, con la coda facevano la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me non che meraviglia, ma neppure una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in silenzio la notizia e il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo con gli angoli della bocca contratti in giù amaramente. E dissi: Belluca, signori, non è affatto impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa deve essergli accaduta, ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io, che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto. Naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio. A un uomo che viva come Belluca finora vissuto, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d'un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinari.
di cui nessuno si può dare la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro e allora non sembrerà più tale, ma quale deve essere appartenendo a quel mostro? Una coda, cioè naturalissima. Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Queste due, vecchissime per cataratta, l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa, palpebre murate. Tutte e tre volevano essere servite, strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia di badare ad esse, semmai porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impiegatuccio di computista, poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera in casa, carte da ricopiare, e ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne, di quei sette ragazzi, finché essi, tutte e 12, non trovavano posto nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotti, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando le toccava. Alla fine si faceva silenzio e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi spesso vestito su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo da cui ogni mattina si levava a stento più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all'ospizio me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era sì ancora esaltato un po', ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici, degli infermieri, di tutti i suoi colleghi che lo credevano impazzito. Magari, diceva, magari. Signori, Belluca s'era dimenticato da tanti, tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva, assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga di una noria o di un molino, sì, signori, s'era dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito ad addormentarsi subito, ed improvviso,
Nel silenzio profondo della notte aveva sentito da lontano fischiare treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chissà come, di improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt'intorno. S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso ed era corso col pensiero dietro a quel treno che si allontanava nella notte. C'era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo lontano a cui quel treno si avviava. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva, la vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui e seguitava quella vita, aveva sempre seguitato mentre egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più. Il mondo si era chiuso per lui nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria. Ma ora, ecco, gli rientrava come per travaso violento nello spirito l'attimo che scoccava per lui qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui, con l'immaginazione d'improvviso risvegliata, poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo c'erano mentre egli qua viveva questa vita impossibile. Tanti e tanti milioni di uomini erano sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo che egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie e nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti. Sì, le vedeva così. C'erano gli oceani, le foreste. E dunque, lui, ora che il mondo gli era rientrato nello spirito, poteva in qualche modo consolarsi, sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Gli bastava. Naturalmente il primo giorno aveva un po' ecceduto, s'era ubriacato. Tutto il mondo dentro d'un tratto, un cataclisma. A poco si sarebbe ricomposto e ancora ebro della propria aria lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non doveva pretendere troppo da lui come per il passato. Doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere mio, ora che il treno ha fischiato.